La trovo sinceramente molto comoda perché d'estate odio il phon, però non mi posso neanche permettere di rimanere con i capelli bagnati, quindi questa è un'ottima soluzione. Ma procediamo all'uso. Procediamo con l'asciugatura. Andiamo a dividere i capelli ed andiamo a bloccare quelli che non ci servono adesso con le mollettine in dotazione, perché ci sono anche queste mollettine che sono quattro e sono rivestite, sono d'acciaio rivestite in plastica e sono molto comode perché reggono molto bene i capelli e quindi le andiamo a posizionare due in modo che isoliamo i capelli che al momento non ci servono. Procediamo facendo, diciamo, l'asciugatura, per esempio questi li possiamo dividere anche semplicemente in due ciocche. Andiamo a insistere bene sulla radice, quindi tratteniamo la spazzola phon sulla radice e poi piano piano scendiamo sulla lunghezza. Procediamo così con tutto il resto della testa. Questo è il risultato finale, come vedete i capelli sono belli lisci, morbidi, lucenti. Un'altra cosa molto gradita di questa spazzola è che, nonostante, ecco, i capelli si fermino nella spazzola, c'è abbastanza spazio per poterli rimuovere del tutto, quindi li possiamo togliere del tutto senza nessunissimo problema. E è anche molto igienico nel caso siate più persone in famiglia che utilizzate la spazzola. Ripeto, i miei capelli sono ribelli, abbastanza indisciplinati e devo dire che con questa spazzola invece riesco a domarli molto bene. Non ci ho messo neanche tantissimo, ci avrò messo 10 minuti. Quindi mi sento assolutamente di consigliarvi questo prodotto, soprattutto perché, ripeto, la spesa è veramente irrisoria, costa molto poco e riduce tantissimo i tempi di gestione dei capelli. Per questa recensione è tutto.